Mi avete fatto una capa tanta, è uno degli smartphone che ho apprezzato di meno in assoluto in questa prima metà dell'anno. Sono usciti tanti aggiornamenti, addirittura mi avete scritto sotto al vecchio video che ormai è un video inutile, talmente gli aggiornamenti l'hanno stravolto. E allora riproviamo a malincuore, ma magari mi stupirà, S24 Ultra. Permetto che in realtà l'ultimo aggiornamento, quello che proprio aggiornerà anche tutta l'interfaccia di Samsung, non è ancora uscito. Però ragazzi, sono passati un sacco di mesi, io ho letto quest'ultimo aggiornamento, quello che dovrebbe portare, e non sono quelli i problemi che avevo riscontrato, quindi vado comunque a riprovarlo. Ci sono stati svariati aggiornamenti, se dopo 6-7 mesi, non so adesso quanto è passato, ancora abbiamo quei giganteschi problemi che avevo trovato, evidentemente qualcosa non funziona, anche perché si inizia a parlare di S25 Ultra. Quindi rivediamo rapidamente i punti che avevo visto anche inizio anno: interfaccia in generale, modalità pro che ho spostato io qui manualmente perché questa cosa mi piace, posso andare a personalizzare, diciamo, le scelte rapide qui sotto. Ok, quindi ci siamo sotto questo punto di vista. Modalità pro che completa un po' di tutto. Cosa non mi piace? 50 megapixel mi va a castrare le ottiche che posso utilizzare. Una cosa che ad esempio adoro di iPhone è che quando scelgo il RAW Max 48 megapixel mi tiene comunque tutte le ottiche e scatta al massimo della risoluzione su ognuna di esse. Quindi chiedo il massimo e non ho bisogno ogni volta di ritornare a toccare l'impostazione ogni volta che cambio ottica, eccetera, eccetera. Questa roba su Android dovrebbero proprio copiarla. Mi piacciono le ghiere, mi piace il fatto che non invadono il frame, mi piace il fatto che quando vado a battuta non va in modalità automatica da solo, ma che è presente un tastino esterno per passare da automatico a manuale. MP massimi 1 su 12.000 e 30 secondi per quanto riguarda l'esposizione. A livello di ISO arriviamo a 50 ISO e a 3200 al massimo, ma se lasciamo in automatico in realtà ho notato che scende anche a, ecco ad esempio, ISO 12, insomma fa un po' tutto lui. Cosa che continuo ad odiare di Samsung è che la modalità, è che esista una modalità Expert RAW, addirittura Expert RAW per i video, quindi a parte, che è proprio un'app a parte in realtà, che è quasi identica a quella, alla modalità Pro normale, 24 megapixel selezionabili, ma consiglio di scattare a 12, fine per quel che mi riguarda, 50 se proprio abbiamo degli scenari particolari dove possiamo giovare di questa cosa, ma su questi sensori secondo me è molto rara come casistica. Abbiamo degli automatismi in più, gli ND simulati carini per le lunghe esposizioni, modalità astrofoto non ce ne frega nulla, e nelle impostazioni troviamo in più la possibilità di attivare un RAW senza perdita di dati. Non so cosa voglia dire, perché per me il RAW dovrebbe sempre non perdere dati, però qui possiamo insomma sottolineare questa cosa al software, e la possibilità di disattivare l'HDR automatico, che vabbè, insomma, non è male come cosa. Vediamo se è migliorato nello scatto poi rispetto a inizio anno. Il problema di questa modalità, così come era a inizio anno, è che è lentissimo a scattare. Siamo a 12 megapixel e come potete vedere è veramente lentissimo, questo su tutte le ottiche. In modalità pro un po' meglio, vediamo, ecco, ci ritorno in questo modo. Un po' meglio, anzi decisamente meglio, ma comunque assolutamente distante dai velocisti, diciamo, nel mondo dei super top di gamma. Quindi rimane il fatto che lo scatto è molto lento. Adesso io vado a farmi una sessione di scatti qua all'Eur, qua intorno, scatti di test per rivedere appunto quei punti deboli che aveva, ovvero la rielaborazione dell'immagine in galleria, che si andava a prendere il frame che voleva lui, applicazione di un HDR molto violento nonostante il toggle disattivato, e soprattutto la lettura dei tempi. Tutte le foto anche in ottime condizioni di luce venivano o mosse o comunque con dei tempi al limite del rischio. Il che secondo me nel suo utilizzo ideale, nell'utilizzo ideale di qualsiasi smartphone, ovvero in street, modalità pro, RAW attivo, lasciando tutti i parametri in automatico, giocando magari solo con le compensazioni, è un handicap non da poco. Un software che funziona male e mi costringe a lavorare manualmente sui tempi per forza sempre. Questo ad esempio è l'Expert RAW, io scatto, ci mette una vita, apro in galleria e vedete ancora che la va ad elaborare, vedete i pallini in basso? Guardate quanto ci mette, e in questo caso ha applicato solo l'HDR, non ha mosso il frame, almeno non mi sembra, però adesso mi faccio altre prove. Ovviamente da capire se poi quando butto il file su Lightroom ho accesso al profilo colore
neutro possa andare a scaricare questa lavorazione che visualizzo in galleria. Altra cosa insopportabile del fatto che l'Expert RAW, ammesso che sia la soluzione migliore per scattare, è un'app a parte, il doppio clic che per attivare immediatamente la fotocamera, una funzione che sapete per me è fondamentale quando decido di scattare con lo smartphone, funziona bene, sì, ma non apre ovviamente l'app Expert RAW, apre l'app fotocamera, la apre nell'ultima modalità che abbiamo lasciato, quindi ad esempio scatto in pro, faccio la mia sessione, metto un attimo il telefono in tasca, vedo qualcosa, tiro fuori rapidamente per scattare, riparto in pro così come ho lasciato, ma in Expert RAW non c'è verso di farlo partire, almeno io non ci sono riuscito. L'impressione è che sia veramente uno smartphone che è pensato per l'utente medio, che quindi apprezza il fatto di ritrovarsi in galleria, il frame migliore, ma è proprio controcorrente per chi, per tutto l'approccio che quantomeno ricerco io, che tutti i brand in realtà ormai cercano di stuzzicare in qualche modo, parlando di appunto pro, professionisti. Adesso io, come per tutti gli smartphone, sono in modalità RAW, Expert RAW in questo caso, tutto in automatico, lascio, semmai gioco solo con la compensazione, ma adesso è su zero. Sembra leggermente migliorato rispetto alla catastrofe di inizio anno, ma in realtà mi accorgo, se vado a inquadrare, questa è un'ombra, ma è un'ombra delle 3 del pomeriggio su un grosso porticato, quindi non è un'ombra pesantissima, vediamo, ecco qua, situazioni ambigue, lui tende, per aprire un po' l'esposizione, sempre a non alzare gli ISO, cioè proprio un difetto software palese. Gli ISO rimangono in questo caso a 30 e i tempi a un 90esimo, quindi comunque sia un 24 mm, per carità, dipende cosa stiamo fotografando, ma è sempre una scelta molto azzardata e non, più che altro non smuove gli ISO, perché? E quindi nel punta e scatta, secondo me, adesso non farò una sessione delle mie un po' prolungate, ma credo che con i micromossi rimanga un discreto disastro. Allora ragazzi, ci buttiamo subito su Lightroom. Come immaginerete, sarà una riprova veramente veramente rapida. Io dal vivo, nell'esperienza, ho ritrovato un po' tutti i difetti che avevo trovato la primissima volta. Come vedete è uno dei pochissimi modelli che vanta dei profili riconosciuti da Lightroom. Abbiamo proprio il profilo Samsung Expert RAW, quindi possiamo andare, volendo, a scaricarlo per l'appunto, possiamo andare a ovviamente scegliere un profilo di Adobe predefinito e dare inizio a una lavorazione da un punto differente rispetto all'Expert RAW, che appunto lavora già sul recupero massimo di tutte le informazioni presenti all'interno del file, un po' come fa appunto l'Apple Pro RAW. Vi ricordo anche, c'è un mio video sul canale, che anche per Samsung è semplice trovare i profili lineari, che sono un ottimo punto di partenza da cui iniziare la propria lavorazione. Questo è il primo scatto che vi ho fatto vedere. Come avete visto, dal vivo non me ne ero accorto, ma lui va sempre a catturare un frame differente da quello che andiamo effettivamente ad immortalare, in base alla tipologia di immagine, di movimento e di cose che fa lui, e ovviamente non c'è modo di modificare questa cosa, quindi tant'è. Non ho molto da farvi vedere, se non che è leggermente migliorato nel congelamento dei soggetti. Vi ricordo era stato abbastanza tragico nella prova di inizio anno, anche se comunque andando in zone di piena ombra continuo a notare che i tempi tendono a rimanere abbastanza alti, il che insomma al limite dell'utilizzabile, quindi secondo me la lettura degli scenari e la scelta dei parametri ancora non è proprio ottima. E ecco, questo era uno scatto difficile, ad esempio, che mi è piaciuto come è riuscito a congelare. Questo autobus passava per strada e vediamo anche che un po' di informazioni nelle ombre ci sono. In realtà è sempre un file che ha, rispetto a ciò che siamo abituati a vedere, grossi limiti hardware. Si vede un po' piallato, non c'è grandissima risolvenza della lente, insomma il livello è un po' quello che è, non c'è grandissimo sfocato, però insomma qui nel punta e scatta secondo me si è comportato ad esempio
Bene, rimanendo sullo sfocato, ecco ad esempio questo scatto fatto a questa cabina telefonica ancora presente all'Eur, non so perché, questa è con la 5x, quindi siamo sui 130-135 mm, una cosa del genere. E ecco, ormai anche con lo smartphone l'occhio si è abituato a un certo impatto e secondo me pur questo scatto non essendo magari pessimo, perché non possiamo dire questo, ne fuoriescono un po' tutti i limiti hardware del caso, a partire proprio dal livello di sfocato fino ad arrivare al livello di dettaglio. Ne ho fatta giusto una, volutamente sovraesposta, per vedere se avevamo un po' di margine, un po' di recupero su delle alte luci quasi totalmente bruciate come in questo caso. E insomma, questi sono file che vantano addirittura, vabbè, i 16 bit per quanto riguarda la profondità colore e tutta una serie di specifiche che sulla carta li rendono davvero incredibili. Calcolate che questo scatto pesa tipo 55 megabyte, una cosa del genere, ma comunque il livello di recupero del sensore è abbastanza scarso rispetto a quello che abbiamo visto su altri super top di gamma che non sto ogni volta a rinominare. Diciamo che questa è una situazione che sono abituato ormai a riuscire a recuperare completamente e che invece qui non ci fa ottenere nulla a livello di informazioni sulle alte luci. E non è neanche una sovraesposizione così esagerata, vi dico. Ecco, qui per rimanere in tema congelamento dei soggetti, eravamo comunque in ombra, anche se siamo in pieno giorno, quindi è tutto un po' più facile, ma a Piazza Repubblica inizio anno con questo S24 Ultra avevo avuto problemi su scenari di questo tipo e qua invece vedete che i tempi tutto sommato sono settati in maniera decente. Io mi ricordo scatti fatti in condizioni del genere con i tempi settati a un novantesimo, un settantesimo, diventava davvero rischioso con soggetti in movimento magari un po' più, con scenari un po' più dinamici, ed è facilissimo ottenere del micro mosso. Per il resto, che dire, è un telefono. La cosa che emerge tanto è che è un telefono pensato per darvi lo scatto pronto all'uso, bello da vedere sul display dello smartphone, che tra l'altro è un display incredibile, e si ferma un po' a questo concetto qui di scatto da smartphone per un utilizzo prettamente da smartphone, da social, chiamatelo un po' come vi pare, senza andare oltre, senza tutte le pretese che si stanno ponendo gli altri brand in questi ultimi almeno direi 2 anni. Questo è un altro scatto dove lui è andato a selezionare il frame che voleva lui. Questo autobus passava abbastanza rapidamente, io l'ho seguito in pan con la camera. Se riesco vi metto la clip a schermo. E lui si è andato a selezionare poi un frame ideale, è andato ad aprire tutte le ombre, si vede che è un file che, ecco, è carichissimo di HDR ed è anche molto patinato, molto ripulito, insomma. Io vi faccio rivedere qualche scatto che avevo fatto ad inizio anno e ripeto le mie conclusioni, che alla fine sono quelle che avrete intuito. Per me questo è quasi un non camera phone, nel senso che è il camera phone di Samsung, ma paragonato alla concorrenza, e ci metto dentro anche iPhone, gioca un'altra partita, una partita un po' vecchia, è rimasto un po' indietro. Samsung ha deciso di non investire sull'hardware, ha deciso di investire sul software in una certa direzione molto precisa e molto diversa da quella che si sono dati gli altri, o meglio, che è presente anche sugli altri brand che però offrono anche altro. Qui invece ci si ferma allo scatto pronto all'uso, che deve funzionare nell'immediato, ecco magari delle funzioni di intelligenza artificiale che io anche ignoro, che sicuramente ci sono e che possono essere utili per quell'utilizzo lì, ma che se devo prendere gli scatti per come li analizzo io, è rimasto davvero non indietro, ma indietrissimo. Quindi riconfermo tutte le mie conclusioni, scusate se questo finale è solo audio, ma sono in trasferta e non posso registrare video. Questo sarà l'ultimo contenuto di quest'estate, che è stata veramente povera di contenuti, mi scuso. Da settembre ripartiamo, ripartirò in una nuova location, ripartiamo con nuovi modelli, con nuovi camera phone, vediamo se riusciamo a mettere le mani anche su qualche modello ambito che mi avete chiesto, tipo i Huawei. Grazie per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.